Allora, oggi con tanta sorpresa mi è arrivato un nuovo drone, l'SG900S, dotato di GPS. Che dire, io avevo già, comunque sì, avevo già un SG900, però dotato di Optical Flow, che a differenza fa mantenere bene l'altezza, perché ovviamente c'è il sensore ottico qua sotto, che funge sia da sensore ottico che da telecamera, e manteneva già bene l'altitudine. Quando facevi il take-off a 50 cm si fermava lì e stava lì com'era, potevi lasciare il telecomando dove era, ma funziona benissimo anche questo. Allora, adesso mi è arrivato questo. Questo qua è senza sensore ottico perché al posto del sensore c'è un buco. Questo è un peccato. E come si dice, ha una telecamera, penso di 2 megapixel, 1080p. Fatela vedete qua. Si può regolare su e giù a dipendenza come la volete. E che dire, questo drone qua adesso proverò a volare. Ma vi faccio una piccola descrizione e poi prova di volo e conclusioni. Allora, questo drone appunto sta, come dicevo, c'è il GPS, telecamera da 2 megapixel, da 1080p. 6 assi giroscopio richiudibile, questa qui è la parte più importante, joystick, radiocomando e questo si accende da qua e niente, praticamente questo qua per le velocità, questo qua per il ritorno a casa. Video, foto e dietro Headless Mode e Take Off. Poi, ovviamente, su, giù, ruotare il drone, per ruotare il drone a destra, a sinistra, avanti, indietro, andare a destra, andare a sinistra. Qua si può mettere un radiocomando. Un radiocomando, qua si può mettere un cellulare, ci sta già il mio, ci sta voglia, ci sta un tablet piccolino, però ora faccio una prova, vediamo, arrivo subito. Questo è più o meno un tablet di piccole dimensioni, per essere, ma penso proprio che non ci stia già questo, ma no, niente, ci sta massimo un cellulare. E che dire, ovviamente i radiocomandi non cambiano niente di questi due e vi daranno nel pacchetto eliche di scorta, 4 paraeliche, una batteria da 1100 mAh, da 7,4 volt. Però io ho fatto una furbata, siccome avevo già l'SG900 con la batteria da 2002 mAh, che sempre è un 3,7 volt, ho pensato di usare questo, perché questo qua c'è la durata di 20 minuti e questa di 10-15 minuti massimo. Perciò userò questa con il mio drone. Poi ovviamente il caricabatterie, perché due, perché questo qua non va a batterie stilo, ma bensì c'è una batteria che metti per caricare. Se non sbaglio è, non lo so. E niente, mo andrò a volare
e vi farò vedere. Comunque sia, qua c'è, vi danno dentro pure un libretto per l'applicazione dove ci saranno tutte le spiegazioni in inglese e in cinese. Qua ci sono tutte le spiegazioni dell'applicazione. È fatto molto bene perché mi sono sorpreso pure io quando l'ho visto. E vi spiega tutto quanto, dall'A alla Z. È fatto veramente bene il libro delle istruzioni. E poi qua il libretto del manuale di istruzione del drone. L'unica cosa che a me mi dispiace veramente tanto che il drone nuovo non c'ha è le gesture mode. Con le gesture mode potevi farti le foto, farti un selfie, tu bastava che facevi sto segno, eccetera, avevi oppure questo segno per farti la foto, il quadrato per farti il video, e avevi tutto a portata di mano, ti giravi il drone verso di te, facevi così e ti scattava la foto. Questo qua non ce l'ha. Poi questo qui c'aveva un'applicazione ovviamente per un drone senza GPS, HFUN. E non era male come applicazione, comunque sia. E questo mi dispiace. Io avrei preferito, comunque sia, dal mio parere, che questo drone qua gli avessero lasciato il sensore d'altitudine. Perché? Già col GPS, poi col sensore d'altitudine avrebbe avuto una stabilità paurosa. E questo non l'hanno fatto, hanno fatto una grandissima stronzata, scusate il termine, e gli avrei lasciato appunto il gesture mode. Invece qua, a quanto vedo, non c'è niente di tutto ciò. Pazienza, ce ne faremo una ragione. Vabbè, io adesso vi lascio, andrò a fare una prova di volo, ci vediamo dopo. Ciao belli!